dice? Prendete questi pallori, che questo non è il posto e neanche il momento adatto. Ma come, ma io... E andate a rendervi presentabili. Ma come... Uscite dalla mia vista. Non vi permettete di farvi vedere più in camicia da notte. Uscite. È un Dante Alighieri decisamente sopra le righe, che spaccia per suoi i versi scritti dal fratello Egisto, quello rappresentato nello spettacolo Il Sommo Poeta. Lui tiene conti e fa da scrivana ai suo fratellone. Che bene, Egisto! Con la regia di Marco Niccoli, a cura della filodrammatica Marcello Nutini di Barberino del Mugello, questo spettacolo ha aperto l'edizione 2017, la numero 28, della rassegna del Premio Internazionale di Teatro Popolare Il Gioco a Montagnano. L'essenza del teatro popolare dovrebbe essere, diciamo, un discorso di cercare di unire e far divertire la gente che viene a vederti, fargli passare una bella serata, scordandosi anche magari dei problemi che comunque la vita d'oggigiorno ci mette in evidenza, ecco. La forza del dialetto, la genuinità del teatro popolare, per non dimenticare mai le nostre radici, fanno di questa rassegna una delle più longeve e apprezzate della Toscana. Noi siamo diventati amici con compagnie di Roma, di siciliane, della Puglia, del Veneto, cioè è facile fare amicizia in questo senso e questo è importante. L'Italia si ritrova in questa... L'Italia si ritrova, sì. Il Gioco d'Argento verrà consegnato il 15 di luglio e subito dopo lo spettacolo della compagnia di Montagnano, Quel che è fatto è reso, una piccola soap opera ambientata in Valdichiana. Piccoli tradimenti, cose così, insomma, che sono carine. È una cosa semplice, veramente semplice, però è veramente carina e ti porta allegria dentro, guarda.